Ciao a tutti ragazzi, io sono Gequan, bentornati su YouTube Italia, bentornato Gequan su YouTube Italia, stiamo tornando a far video signori, con calma, siamo in estate, è 17 dell'8 oggi, ma non so se lo butterò fuori, penso la settimana prossima, non lo so, comunque per dirvi che siamo ancora in estate, Gequan d'estate esce e non ho più avuto tempo per giocare ai vari giochetti e registrare, per cui mea culpa, ma signori, l'estate è sempre così praticamente. Allora, signori, come vedete, siamo su Clash Royale. Io non ho mai fatto video su Clash Royale. Voglio cominciare a fare video su Clash Royale, però prima voglio chiedervi se vi va una cosa del genere. Nel senso, io volevo fare dei video tranquilli con due o tre partitine, così praticamente niente scalate, road to, roba del genere, anche perché di tre che ne gioco registrando, dopo ne giocherei altrettante 30 fuori, per cui dopo non sarebbe una scalata omogenea. E in secondo, volevo fare un video sul gioco in sé, praticamente. Ecco, visto che sono 4 mesi che ci gioco, ho raccolto delle informazioni e delle considerazioni personali che volevo condividere con voi. Allora, signori, saltiamo l'introduzione del gioco, saltiamo il fatto che è un gioco di carte, che sappiamo l'Elisir e le torri e questo, quell'altro, quest'altro, vi faccio vedere il mio profilo. Jaquan, clan, i pori pitti. Non siamo full, si può ancora entrare, per cui signori andate a vedervi le condizioni per entrare nel clan, che dovrebbe essere almeno 1000 trofei praticamente, 1000 corone, trofei, quel che l'è praticamente. E così almeno ci facciamo due o tre partite insieme ogni tanto quando mi beccate online, perché non sono sempre online. Allora, sto in 2300 coppe, sto in arena 8, ho dei bauli da aprire ma non li apro e aspetterò di aver sbloccato anche l'ultimo d'argento e mi li apro per i cavoli miei, signori. Allora, andiamo a guardare il deck che io uso in questo momento. Io utilizzo questo deck qua che andava di moda, diciamo, andava di moda fino a 3 settimane fa più o meno, solo che al posto del mini P.E.K.K.A. ci stava il cannone, e lo sto usando, a poche parole, e funziona. Se volete provarlo anche voi, vi dico che funziona perché è molto veloce. Allora, siamo a livello 10, partiamo da scusate, partiamo da sto concetto, siamo a livello 10. Cioè qua hai gemmato per arrivare a livello 10? Sì, ho gemmato anche sbagliando praticamente. Ho gemmato però anche facendo delle cose, diciamo, giuste, diciamo, nel senso, poi vi spiego quando arriveremo al punto del gemming o no gemming, questo è il dilemma. Nel mentre parliamo, signori, io vi faccio vedere un po' di replay, dai, mettiamo un po' di replay vincenti magari, già qua, sedito, mettiamo sto qua che usavo il cannone praticamente. Sì, dai, no, il mortaio, scusate. Allora, consigli per i neofiti, signori, per quanto riguarda questo gioco qua, è quello, uno, di andare, intanto non partire già con l'idea di voler arrivare alti, perché all'inizio bisogna solo star bassi e raccogliere carte e soldi per poterle potenziare. Una volta fatto questo, poi si può pensare a puntare un attimo alle arene un po' più difficili, perché fino all'arena 3 sono gestibili, dall'arena 4 in poi cominciano tutti a diventare furbi praticamente e capaci, e non trovate più quelli che giocano a casaccio. Vi consiglio di guardarvi la TV Royale per quanto riguarda il discorso delle partite che vengono fatte in tutte le arene, perché si vede tanto dai top delle varie arene praticamente come funziona il gioco e come vengono disposte le carte e come funzionano anche le trappole praticamente, le contromosse, le controtrappole e via dicendo. In secondo, vi consiglio di seguire degli youtuber praticamente per il discorso appunto che ci sono certi, tra cui CiccioGamer89, dove vi spiegano molto bene come funziona una partita, i deck per arrivare in arene un po' più alte, e comunque mi fa 3 partite live commentate, dove appunto dà una spiegazione ampia sulle carte che vengono utilizzate, sulle strategie dell'avversario. E io devo dire che da quando lo vedo, il mio livello personale su Clash Royale si è alzato di un bel po', veramente. E per cui grazie Ciccio, praticamente, per avermi fatto arrivare in Arena 8. Allora, il discorso del gemmare.
Volevo aprire una parentesi, nel senso che il mio pensiero di base praticamente è che ognuno i soldi se li spende come vuole, finalmente. Non sei obbligato a spenderli su Clash Royale, non sei obbligato a spendere su Clash of Clans, ognuno può fare quello che vuole praticamente con i propri soldi. Il discorso riguarda l'approccio al gioco, nel senso, come avevo detto prima, finché siamo nelle arene basse non bisogna gemmare a prescindere, cioè nel senso non ha alcun senso. Quando si comincia ad entrare dall'arena 4-5 in poi, allora lì cambia un attimo il discorso. Gemmare, giusto o non giusto, dipende dall'approccio che uno ha al gioco, ovviamente, no? A prescindere dal fatto che ogni soldo li spenda come vuole, praticamente. Ma dipende dall'approccio che uno ha al gioco, perché se tu ti fai una partita nel morto di pappa su Clash Royale è ovvio che non devi gemmare, ma nemmeno incazzarti se perdi, perché d'altra parte ci vuole un po' di continuità in questo gioco qua. Non si può pretendere di fare una partita al giorno e di diventare campione del mondo praticamente. Poi bisogna avere la consapevolezza praticamente che con più si va avanti, più troviamo carte migliorate da parte degli avversari, per cui se noi ci teniamo le nostre e che avvengono da arene più basse praticamente, è praticamente impossibile riuscire a battere gli avversari con carte e anche con le torri praticamente più alte. Allora qua è finita la partita, se Dio mi vuole bene. Allora aspetta, ne fa invader subito un'altra. Sta qua, dai, guarda. Allora, stavo dicendo, l'approccio al gioco. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Non dovete sentirvi obbligati praticamente dal fatto che il vostro avversario ha le carte un po' più forti praticamente delle vostre, a meno che voi non vogliate appunto competere a livelli un po' più alti. Allora lì il gemmare purtroppo diventa una parte integrante di questo gioco. Uno dice: ok, vedo che ci sono youtuber che sbaulano, non so se posso dire sbaulo, praticamente sbaulare, comunque aprono i bauli, 50-100 euro di gemme per aprire 10 magical chest, 3 super magical chest. No, questo è l'unica cosa che mi viene da dare contro agli youtuber, purtroppo, perché secondo me gemmare per i bauli è una gran puttanata, finalmente. Ok, ti butterai sulle epiche e proverai a trovare leggendarie, ma il costo delle gemme, dei bauli in gemme è veramente esagerato, praticamente. Nemmeno faccio l'eccezione per il baule gigante, anche se costerebbe un po' di meno rispetto agli altri, ma gemmar bauli, signori, non va bene. Cioè, nel senso, io l'ho fatto. Io ho dai miei soldi che ho speso su Clash, non vi dico quanto ho speso, ma comunque è stata una cifra abbastanza importante. Ho buttato via soldi gemmando bauli, non trovando niente, quando in realtà avrei potuto tranquillamente convertire quelle gemme in soldi e potenziarmi le carte e farle, diciamo, evolvere a livello successivo praticamente. Per cui, signori, i bauli, mi sento di dire che l'unico che possa servire potrebbe essere quello gigante, solamente perché ti dà una valanga di comuni, che quelle servono sempre perché possono essere potenziate fino a livello 13, ma se dovete gemmare qualcosa, fate gemming di soldi, di monete, ovviamente, non di bauli. I bauli usate quelli del torneo, usate quelli della corona, usate quelli d'argento che fanno schifo, quelli d'oro che fanno ancora più schifo, vabbè, quelli d'oro sono abbastanza carini, e quei pochi magical e super magical che vi danno durante i duelli, ok? Perché è un gioco, signori, e l'importante è divertirsi, però bisogna divertirsi consapevolmente praticamente. Cioè, avere un'idea sbagliata del gioco solamente perché un youtuber ti spacchetta 100 euro, ricarica la testa di 200 euro, sbaglia 200 euro, capito? Non è il modo di affrontare un gioco, quello solamente viene fatto solamente perché tanto dopo tu sai che hai un ritorno in visualizzazioni e in pollici in su che dopo te li fa più o meno coprire quei soldi che hai speso. Se non si hanno tanti iscritti e tanti like, uno non se lo sogna 100 euro di gemme al colpo praticamente, ecco. Quindi
La questione, spero di non aver offeso nessun youtuber, per carità di Dio, però io sono contro, cioè sono a favore del gemmare monete, ma non del gemmare bauli. E quindi, signori, dovete sempre valutare l'approccio al gioco, se voi lo fate per divertimento, oppure se lo fate sia per divertimento ma anche per competizione. Se lo fate per competizione è inevitabile che qualcosa venga gemmato, anche perché le carte da livello 9, livello 10, come ben sapete, le comuni costano, adesso qual è il tuo fatto vedere sto qua, scusate ma sto parlando da 20 minuti, le comuni vanno dal 9 al 10, costano 8.000, per cui lascio immaginare praticamente, cioè, come si fa a raccogliere 30.000 monete. Adesso dimmi perché la ristazione non sta andando. Ehi, sta andando? Intanto si blocca, scusate, signore, la HPVR sta facendo scarti. Sì, come si fa a raccogliere 24.000 monete per potenziare 4 carte, 8, 16, 3 carte di livello 9 al 10? Cioè, uno deve giocare o tutti i giorni, tutta la notte, tutta la vita praticamente, sennò ci vuole qualcosa, devi gemmare per forza, vero? Cioè, non è un peccato mortale, nessuno ti uccide praticamente, ovvio che non dovete gemmare 100 euro il colpo, però insomma, una spesa, un qualcosina bisogna fare per buttare sulle carte praticamente. Quindi io sono con il gemmare, ma solo per le monete. Allora, la questione del matchmaking, che mi sono scritto qua. Il gioco ha il brutto vizio che sembra quasi che ti stia prendendo proprio il culo, ovviamente, no? Perché nel momento in cui hai una winning streak, cioè una striscia di vittorie favorevole, parlo di una volta che ho fatto, ne ho fatte 8 di fila, ma non 8 di fila una dietro l'altra, 8 di fila giocandone due al giorno, per cui fa conto 3 giorni con 2 vinte e basta, cioè proprio una roba tranquilla, no? Dopodiché è successo che una sera mi ha fatto fare un 2-9, ovviamente, 2 vinte e 9 perse, lo stesso deck, la stessa strategia, il deck che conosco, nessun problema. Ho trovato, penso, più del 50% di deck con la presenza di carte praticamente, innanzitutto tutte uguali, nel senso che io il deck che do però adesso, per dirti, adesso ho il mini pack, ma prima non ce l'avevo, ho trovato 7 partite con giganti praticamente, e io con quel deck lì mi butto giù i giganti, mi butto giù a fatica praticamente, cioè è difficile, no? Adesso non è che voglio star qua a rivedere lo scandalo, però c'è da dire che c'è un matchmaking che deve essere rivisto, perché fa alquanto mi venne un attimo il dubbio, ecco, praticamente ti fa incazzare, anche perché comunque tu fai una scalata, io ero arrivato a 2600 coppe e dopodiché sono sprofondato con quel 2009 a 2003, adesso sono 2003 ma sto andando su e giù da 3 giorni, per dirti, probabilmente sbaglierò anch'io, perché se non sto dicendo che tutti io sono un genio Royale, il resto sono tutti sculati, probabilmente qualche mossa viene sicuramente sbagliata o mal interpretata. Però c'è sta cosa che io proprio non riesco a capire, dove lasciamo stare le counter, cioè il fatto che uno abbia sempre il counter perfetto praticamente alla tua carta, ma che ci sia sempre appunto questa combinazione col tuo deck con quello dell'avversario, dove devi perderla per forza, o quantomeno se sei bravo bravo la pareggi praticamente, ma se no va persa. Allora, questa cosa qua non si può cambiare, nel senso che adesso quanto sono a 15 minuti di video più o meno, fai vedere l'ultima e dopo basta, dai, via. Fai vedere una col mortaio, che a me mi pesa il mortaio, fai vedere una col mortaio, fuoco, ora sta qua col mortaio, via. Su questa cosa qua del matchmaking non si può fare niente, non ci sono fonti attendibili, cioè potrebbe essere il fatto che psicologicamente uno dopo un po' di sconfitte va fuori di testa, per cui gioca di minchia, però mi rifiuto di dover spegnere Clash Royale dopo 2 sconfitte di fila praticamente, vero? Perché cioè è un gioco e voglio giocarci, non sono il tipo che teoricamente va fuori di testa, anche perché comunque so che è un gioco, per cui non è che mi domando la ora stesso, anche accettarlo su testo ragazzi, non è che mi cambia la vita. Però c'è sta cosa dove sembra praticamente
che sia appunto che ci sia sto mezzo script, e sinceramente boh, noi non possiamo farci niente. Purtroppo vi consiglio di applicare la regola che vi ha già detto anche qualcun altro, qualche altro youtuber. Avete problemi? Vi sconfiggono tanto praticamente? Dovete staccare, staccate veramente, perché oltre al matchmaking c'è anche il discorso appunto della testa praticamente, perché non tutti sono inclini a fare un ragionamento e dire vabbè, potrebbe essere andata male, però magari la recupero. Uno quando perde la maggior parte delle volte è incazzato come una bicia praticamente, perché vuole vincere a tutti i costi. Per cui dovete aspettare, signori, non è colpa del vostro deck, mettetevelo nella testa, nel senso, se il vostro deck finora ha sempre funzionato e voi vi ci trovate bene e giocate bene, non ha senso cambiare carte. Non cambiate carte solamente perché vi è andata, andata male due o tre partite. Ecco, cosa molto importante. E basta, nel senso che alla fine bisogna avere la calma più che altro. Bisogna avere molta pazienza e mai stare a corto di Lisier praticamente. Studiate bene tutte le mosse e studiate almeno la contromossa nel caso in cui il vostro avversario magari è da un minuto che non vesuga il domatore praticamente. Cazzo, lo saprai che trovate altri due domatori adesso, per cui devi avere la difesa in mano. Non buttare giù le difese a caso e dopo quando arriva il domatore va là, c'è la smart e praticamente la torre e vi sconfigge. Cioè è un discorso, signore, che bisogna ragionarci, cioè, è un bel gioco ma è un gioco da ragionarci su bene praticamente. E non è così semplice questo discorso, è molto complesso, anche se ci si butta praticamente a capofitto con flame, con gli insulti, con il gioco di merda e quant'altro. In realtà secondo me è un gioco molto bello, e merita, cioè, per quella mezz'oretta merita praticamente. Dopo un po', chiaramente, noi dopo un'ora sarà che fai i tornei praticamente, ma dopo un'ora basta, era, cioè nel senso, dai, io ho un barriera, nel senso che cazzo, non va mia bene. Scusate. Allora, ho fatto un attimo il punto su Clash Royale. Voi adesso non vi incazzate, spero che non vi incazzate sul discorso del jamming praticamente, perché non voglio dire che bisogna jammar per forza. Ve lo ripeto, ognuno la vive come vuole, in base ai soldi che ha praticamente, in base a come io ho un mio lavoro praticamente, per cui ho la possibilità ogni tanto di metterci quei 10-20 euro in base a come quello che mi serve, comunque sono affari miei praticamente, i soldi rispondono come voglio io. Però questo non vuol dire che voi dovete andare a spenderli praticamente. Questo vuol dire che se nel caso in cui voi siate convinti che gemmare sia l'unica cosa che vi possa far fare il salto praticamente di qualità, solo nel caso in cui voi siate, cazzo, si è smossa l'iPad, nel caso in cui, signori, voi vogliate il gemmare, io vi consiglio il discorso dei soldi, perché dopo nello shop le carte le trovate, e comunque già giocando e con i bauli omaggio e con le richieste nel clan giusto, le carte vi vengono donate tranquillamente anche dal sottoscritto. Non fate bauli, per cortesia, nel senso, lo so che c'è lui che ha trovato la leggendaria, ma signore, le leggendarie sono forti, ma bisogna saperle usare le leggendarie, perché è inutile che te trovo la principessa praticamente e dopo non so come adoperarla, o trovo lo stregone di ghiaccio e non so come adoperarlo, ok? Cioè, mio catal coso per dire, signori, vi faccio vedere le mie leggendarie che ho trovato, non bauli, vero? Cioè, nel bauli, quelli del torneo in baule magico. Allora, sempre vinto col torneo. Allora, ho trovato la scintilla, che io non sono capace di usare. E ho trovato il mastino, che io non sono capace di usare, praticamente. Per cui non le uso e sta lì, boh, non si sa. Per cui, vabbè, poi la catala principessa che mi serviva 10 volte di più. Comunque, signori, questo era un mini video, anzi sarà un lungo video, sto qua praticamente, su Clash Royale. Io vi dico soltanto, il clan di Jaquan, i Porepitti, se volete entrare, finché ci siamo, dopo mi mandate un messaggio su
una pagina Facebook oppure su YouTube, dove volete, e vedo magari di togliere qualche inattivo e di farvi entrare molto volentieri. Se siete forti, meglio così, mi piace anche sfidare gente forte. Non che gli altri siano scarsi, però chiaramente, insomma, a livello di livello carte e quant'altro, mi piacerebbe battere un pari livello. Cioè, battere, insomma, duellare con un pari livello. Signori, io sono Jaquan. Grazie per aver visto questo video lungo su Clash Royale. Come al solito, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su. Condividetelo, iscrivetevi al canale, non ti spegnere coso. Tanto qua stanno cercando continuamente gente per sfidarmi nel torneo. Adesso dove vado a fare uno scontro. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.